Ma che ce frega, ma che ci importa, se lo stravino ci ha messo l'acqua. E noi edimo, e noi famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli che gli rispondemo in coro. È meglio Repino degli Castelli che questa zozza società. Sin dalle prime battute della costruzione della nuova capitale, appare chiaro che l'immagine rinnovata di Roma non può che essere il prodotto congiunto di costruzioni e, soprattutto, di demolizioni. Il 21 aprile 1924, nel giorno del Natale di Roma, la città offre al Duce la cittadinanza romana. Nel suo discorso, Mussolini descrive così il suo progetto per Roma capitale. Ecco che il fascismo si trova di fronte al problema della capitale. I problemi di Roma, la Roma di questo XX secolo, mi piace dividerli in due categorie: i problemi della necessità e i problemi della grandezza. Non si possono affrontare questi ultimi se i primi non siano stati risoluti. I problemi della necessità sgorgano dallo sviluppo di Roma e si racchiudono in questo binomio: case e comunicazioni. I problemi della grandezza sono d'altra specie. Bisogna liberare dalle deturpazioni mediocri tutta la Roma antica. Ma accanto all'antica e alla medievale, bisogna creare la monumentale Roma del XX secolo. Una famosa sequenza ha finito per contenere la memoria dell'intera stagione dei lavori così annunciati. È l'avvio della demolizione dei borghi per l'apertura della nuova via della Conciliazione, che lo stesso Mussolini, munito di piccone, ha voluto celebrare dai tetti delle vecchie case del borgo medievale. In realtà è sufficiente un rapido sguardo alle indicazioni del piano regolatore del 1873 per avere la misura di quanto esteso fosse stato, sin da molti anni prima, il piano delle demolizioni necessarie per l'apertura di nuove vie nel centro della città antica. Muñoz ricorda che fu Quintino Sella, ministro delle finanze tra il 1869 e il 1873, a chiamare a Roma per una consulenza l'ormai famoso prefetto della Senna, il barone Haussmann. Nei 17 anni compresi tra il 1853 e il 1870, il prefetto Haussmann, con la demolizione di interi quartieri per l'apertura dei nuovi boulevard, aveva dato a Parigi il volto che Napoleone III pretendeva per la rappresentazione del Secondo Impero. Con il progetto per il quale il ministro Sella aveva richiesto la sua consulenza, si intendeva aprire la via 20 Settembre per farne l'asse amministrativo della capitale. Una nuova grande strada su cui far affacciare tutti i nuovi ministeri in un unico collegamento tra il Quirinale e la stazione ferroviaria. Paradossalmente, secondo Muñoz, quella consulenza non risultò però utilizzabile a Roma. Haussmann, il demolitore, aveva proposto infatti di lasciare intatta la Roma antica e di costruirne l'espansione all'esterno dalla parte di Monte Mario. Tra il 1873 e il 1883, l'anno del nuovo piano regolatore, erano già stati realizzati gli sventramenti per il prolungamento di Via Nazionale, per l'allargamento del corso e l'apertura delle vie Cavour, Corso Vittorio, Arenula, di Via del Tritone e Via Tomacelli. Nello stesso periodo erano stati completati i grandi lavori per la realizzazione dei Lungotevere. Quando nel 1936 sarà avviata la demolizione dei borghi per la nuova Via della Conciliazione, non si farà che riprendere i piani di Alessandro Viviani, ingegnere della direzione dell'ufficio d'arte comunale. Il suo progetto prevedeva già nel 1873 la demolizione della spina di Borgo che, diceva Viviani, impedisce di ammirare da un punto di distanza conveniente la superba cupola di Michelangelo. Una preoccupazione questa che non può certo essere compresa tra le ragioni di Mussolini, che proprio alla Roma dei Papi e ai suoi simboli monumentali doveva contendere l'immagine della città, stabilendo con quella storia un nuovo confine,
come in fondo simboleggia la linea bianca tracciata con la calce sui tetti della spina da demolire.